Il mio nome è Saul di Tarso. Come osi portarlo qui? Come hai potuto portarlo da noi? È il demonio in persona! Il peggior nemico! Non possiamo accettarlo tra di noi. Il sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme mi ha conferito il potere di arrestare tutti i seguaci di Gesù che si trovano a Damasco. Ecco i suoi ordini. Ma questo è accaduto prima che Gesù mi apparisse sulla via per venire qui. Prima che capissi che egli è il figlio di Dio. Prima che credessi che egli è il Messia. Prima che sapessi che resuscitò dalla morte e ascese al cielo. Prima che fossi battezzato. Prima che diventassi un suo seguace. Anche San Paolo, di cui oggi celebriamo la conversione, ha fatto la potente esperienza della grazia che lo ha chiamato a diventare da persecutore apostolo di Cristo. La grazia di Dio ha spinto pure lui a cercare la comunione con gli altri cristiani, da subito prima a Damasco e poi a Gerusalemme. E questa è la nostra esperienza di credenti. Man mano che cresciamo nella vita spirituale, comprendiamo sempre meglio che la grazia ci raggiunge insieme agli altri e da condividere con gli altri. Così, quando innalzo il mio rendimento di grazia a Dio per quanto ha compiuto in me, scopro di non cantare da solo, perché altri fratelli e sorelle hanno il mio stesso canto di lode. Le varie confessioni cristiane hanno fatto questa esperienza. Nell'ultimo secolo abbiamo finalmente compreso di trovarci insieme sulle rive del Mar Rosso. Nel battesimo siamo stati salvati e il canto grato della lode che altri fratelli e sorelle intonano ci appartiene perché è anche il nostro. Quando diciamo di riconoscere il battesimo dei cristiani di altre tradizioni, confessiamo che anch'essi hanno ricevuto il perdono del Signore e la sua grazia che opera in loro. E accogliamo il loro culto come espressione autentica di lode per quanto Dio compie. Desideriamo allora pregare insieme, unendo ancora di più le nostre voci. E anche quando le divergenze ci separano, riconosciamo di appartenere al popolo dei credenti, alla stessa famiglia dei fratelli e sorelle amati dall'unico Padre.